siamo con Flavio Ferrari Zubini in questo Day 1B del WPT National. Come vedete alle nostre spalle sta per iniziare la giornata, ma soprattutto vedete questo spettacolo del Casinò di Sanremo che ospita per la prima volta il WPT, ma non certo per la prima volta il poker, anzi è un gradito ritorno. Flavio, raccontaci un po', insomma, innanzitutto questa situazione, questo ritorno. Sono contentissimo naturalmente che il WPT sia approdato finalmente a Sanremo, a un casinò che mancava nel suo palmarès, e al casinò di Sanremo naturalmente nel suo palmarès mancava il WPT. Qui c'è stato il grande poker, è stato un teatro molto apprezzato, come vedete la risposta da parte dei giocatori è molto gradevole. In particolare poi Sanremo, geograficamente parlando, è un po' un crocevia tra Italia e Francia, nel senso è molto semplice da identificare, e Bwin Party Poker, le poker room che sono alle spalle di questo grande evento, sapete che sono molto forti sia nel mercato italiano che nel mercato francese, per cui è chiaro che si è creata una bella sinergia, tant'è vero che immagino, ma sono certo che sia proprio così, i numeri dei giocatori francesi presenti ieri e quest'oggi dovrebbero essere notevoli per un torneo che si tiene e si disputa in Italia. È stravero, lo conferma, non solo i nomi come vediamo dal chip count, ma anche i commenti che sento ai tavoli dei giocatori italiani. Sai che la diatriba tra chi gioca meglio, tra francesi e italiani, è storica e ancestrale, no? In realtà com'è la situazione reale? Guarda, la lotta tra Italia e Francia, almeno tra cugini come si suol dire, è sempre aperta sotto tutti i punti di vista, naturalmente lo è anche da un punto di vista pokeristico. Io direi che ultimamente siamo decisamente più forti noi, magari in passato lo sono stati loro. Purtroppo però, volendo essere obiettivi e vista da fuori, vi garantisco che se parlate con un tedesco, un inglese, un americano, dicono che siamo scarsi tutte e due, quindi cerchiamo di non fare le lotte tra poveri ogni tanto, anche se detto francamente i risultati dei nostri portabandiera ultimamente dimostrano che l'Italia può davvero essere nell'elite pokeristica o comunque essere una nazione di primo piano.